93 ha vinto il Giavellotto, 32-96 per Sportoletti, Lisa Seppi. E tanto qui comincia a far bene Francesca Semeraro, che migliora il suo 3-3, 35-3-40. Pura la terza prova, ha già vinto il titolo Semeraro della Crash Taranto. Momenti di gloria si chiamava un tempo. La vittoria c'è già con questo 3-40, ma vuol far di più lei. Dicevo poi di altri risultati, con 5-50 Giulia Sportoletti ha vinto il lungo, il pentathlon ne avrebbe vinto anche la prova individuale. Manca l'ultima gara, quella dei 600 nel pentathlon cadetti, ha vinto Simone Fassina, un nuovo record italiano, 3.991. Vediamo adesso questo 3.45, primo tentativo per lei, Francesca Semeraro. Il record italiano è di Amalia Cinini a Piombino nel 2003. Pur in maniera non esattamente ortodossa ce la fa molto bene la stista pugliese, 3.45 per lei. Il record italiano è a 3.55, chissà, potrebbe anche immaginare di provarci a battere il record della toscana Cinini. Eccolo qui con 3.50, secondo tentativo, dicevo, di Simone Fassina, che ha vinto il salto in alto con 1.93, avrebbe vinto anche la gara individuale, ha vinto il giavellotto con 45.93. È arrivato terzo nei 100 ostacoli vinti da Giacomo Zucconi, il figlio di Mary Massarin, trevigiano, veneto, quindi classe 96 come tutti i primi. Ancora molto bene, 3.50 al secondo tentativo, resta in gara. Adesso proverà probabilmente il record italiano, 3.55 di Amalia Cinini, proverà 3.56 forse, o presumibilmente il pareggio. Siamo 13.83 Zuccon, Stefano Mistretta 13.85, avrebbero fatto bene. Secondo Zuccon, applauso va comunque a Francesca. O terzo, tutti e due podi. Errore, ma ha fatto una grande gara. Errore a 3.56 per Semeraro, che vince comunque il titolo davanti a Helen Falda, Gattei, Piergallini, Piccagli. Nella gara di salto con l'asta femminile.